Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo con gli amici di Casartigiani Taranto. Si sono concluse le elezioni comunali, da parecchio veramente, da una quindicina di giorni, abbiamo un nuovo sindaco, una nuova o vecchia amministrazione, perché comunque più o meno stiamo lì come uomini, cambia il sindaco, e quindi è opportuno cercare di comprendere le aspettative, i desiderata della categoria nei confronti di chi ci governerà per i prossimi 5 anni. Abbiamo visto che questi ultimi 10 anni è mancato il dialogo, non possiamo certamente dimenticare quelle scene in Consiglio Comunale in cui Confcommercio, Casa Artigiani giustamente rivendicavano il ruolo, il diritto di esistere, di essere ascoltati, di essere considerati dall'amministrazione comunale, la quale non ha mai dato quasi mai segni di vita, di contatto, di comunicazione con le varie categorie produttive. Allora, una puntata in cui parleremo chiaramente delle attività di Casa Artigiani, ma delle aspettative di una categoria, perché poi il mondo dell'artigianato, che è il mondo dell'impresa media e piccola, fa parte di quell'ingranaggio, no? Di quel sistema virtuoso che fa economia. Allora bisogna ascoltare le esigenze. Andiamo subito a salutare gli ospiti. Prima dobbiamo però ringraziare la tenuta Montefusco, questa splendida realtà che ci ospita, una masseria del 1700 che è stata riattata e che davvero coniuga l'eleganza con la qualità dei servizi che offre. Andiamo subito a salutare gli ospiti, Mimma Annicchiarico che è la presidente di Casartigiani Taranto, Stefano Castronuovo che è il segretario provinciale di Casartigiani Taranto e ora 3 rappresentanti di altrettanti categorie produttive. Ivano Mignogna, lui è responsabile del settore estetica ed acconciatori di Casartigiani Taranto. A seguire, reduce da una lunga campagna elettorale, Tiziano Ricci, parleremo anche di questo, lui è il responsabile dell'ambito del settore alimentari di Casartigiani, ristorazione, mi corregga Ricci, e poi Federico Greco che è il presidente di Assomarmo, loro due reduci da una campagna elettorale, poi ne parleremo anche. Ora tutti svolgeranno ovviamente una funzione di controllo, di sentinella rispetto appunto a quello che farà o non farà questa amministrazione. Partiamo da Mimma Annicchiarico, un sindaco imprenditore, Melucci. Beh, a questo punto quantomeno da imprenditore ad imprenditori piccoli e medi bisognerebbe capirsi. Cosa chiedete a questa amministrazione? Cosa chiediamo a questa amministrazione? Noi chiediamo, come abbiamo sempre detto, che questa città possa riprendere a fare economia, un'economia che chiaramente deve vedere coinvolta tutte le attività e soprattutto quella della piccola impresa. Si parla di turismo, parliamo di questa città che non gli manca niente, ma il turismo chiaramente per poterlo far venire deve avere una base, quella delle infrastrutture, la logistica vista sotto tutti i punti di vista, ma dell'accoglienza. L'accoglienza si fa proprio attraverso le attività, perché il turista se deve venire a Taranto deve trovare tutto quello che serve, dei servizi. Non basta un po' di show con gli studenti che accolgono le navi da crociera. Assolutissimamente, anche del tour, con tutto lo sforzo che ha fatto anche l'associazione dei commercianti, però anche le scuole, perché coinvolgendo questi ragazzi proprio per questo tipo di attività, ma serve il coinvolgimento di tutti. Certo che occorrerà il dialogo, io penso che chiederete, già che penso che in campagna elettorale abbiate incontrato noi vari candidati sindaco per esporre le esigenze della categoria, penso che ora avrete un incontro istituzionale, ufficiale, con Rinaldo Melucci, neo sindaco di Taranto, proprio per vedere da dove ripartire. Senza dubbio sì, è la prima cosa che noi faremo proprio come associazione, perché rappresenteremo quello che vogliamo dal primo cittadino, quello che
sarà la nostra disponibilità, a prescindere, l'abbiamo anche detto prima in campagna elettorale, che Casa Artigiani sarebbe stata comunque, chiunque sarebbe andata, a fianco a un'amministrazione, a un sindaco e a un consiglio comunale che deve essere produttivo e fattibile, cioè non abbiamo bisogno più di parole, di prese in giro, perché di prese in giro purtroppo non ci servono. Passiamo a Stefano Castronuovo, lui è il segretario provinciale di Casa Artigiani Taranto, un giovane, quindi tante anche istanze che rivolgerete alla nuova amministrazione, perché bisogna far sì che i giovani, magari che si affacciano, no, alle attività imprenditoriali, abbiano un terreno fertile, abbiano un humus, perché poi chiaramente magari ci sono anche situazioni particolari dove ci sono delle agevolazioni, no, dal punto di vista proprio del fisco e quant'altro, però poi deve esserci alla base una città che non dico premia, ma che quantomeno non ostacola i tuoi sforzi. Io spero che il nuovo sindaco sia trainante anche per tutta la maggioranza, visto che il sindaco Stefano in questi 10 anni non è stato, perché non è il sindaco che fa cambia una città, ma è il consiglio comunale ed è la giunta. E Taranto è una città che ancora ha regolamenti comunali che sono illegittimi. Basti pensare ai regolamenti sull'igiene pubblica, sull'utilizzo dei bagni di pubblici esercizi, per una inadempienza del comune, perché c'è una circolare della regione Puglia che dice che il comune deve mettere a disposizione della città, a livello igienico-sanitario, tutti gli strumenti idonei a che la città sia fruibile, quindi bagni, fontanelle. Fino ad ora sono stati i commercianti e gli artigiani che hanno... Stefano con Archinà hanno provveduto a far funzionare le fontanelle del cimitero. E quindi Archinà filava come Berta filava, si suol dire. Quindi io spero che questo sindaco sia trainante per il Consiglio Comunale, che dovrà, per far rinascere la città, prima di tutto mettere mani alla normativa comunale, ai regolamenti comunali, perché noi possiamo fare progetti, megaprogetti, ma se poi la normativa comunale è antiquata, inesistente, i progetti sfumano. E quindi io, questa è la speranza grande che ho. Noi siamo contenti, qualsiasi sia stato il sindaco e chi è il sindaco, noi siamo sempre stati contenti. No, l'importante è che si faccia in questa città, questo è quello che vogliono gli imprenditori. E questo che è quello che serve, partendo dal decoro urbano. Non è possibile che accogliamo i turisti e poi via d'Aquino i mattoni sono neri. In tutte le città del XX secolo ogni settimana l'azienda municipalizzata passa con attrezzature specifiche per pulire, perché il turismo è anche occhio per il turista. Io, se vedo una città accogliente, una città pulita, ci ritorno. Se vedo una città sporca, non credo ci ritorno. A Firenze Nardella sta usando gli idranti per dissuadere i turisti dal bivaccare, dal sedersi. Vabbè, quella mi sembra pure un'esagerazione, perché voglio dire, un turista, una persona viene da fuori, si siede un po', fare tutto. Posso capire che proprio chi bivacca in maniera animalesca. Io mi ricordo quando è venuto Renzi a Taranto, si è pulita la città. Quando è venuto Renzi a Taranto avrei usato adesso gli idranti contro di lui. Più. Comunque, lasciamo perdere. Ivano Mignogna, responsabile del settore estetica ed acconciatori di Casa Artigiani Taranto. Allora, intanto si è fatta menzione prima degli uomini che dovranno accompagnare il sindaco e quindi innanzitutto la giunta, no? Lei cosa chiederebbe al prossimo assessore alle attività produttive? Innanzitutto voglio fare i complimenti, gli auguri e dare il benvenuto a Melucci, il nuovo sindaco, che spero che riesca a far bene per tutti noi.
Per quello che riguarda, per quello che mi hai chiesto, chiederò a qualche assessore ex di tirare fuori gli appunti di tutti gli incontri che abbiamo fatto, di tutte le nostre istanze, tanto le nostre richieste rimangono sempre quelle, e chiederemo magari, se cambierà l'assessore di riferimento, chiederemo all'ex assessore di dare tutti gli appunti delle cose che noi chiediamo. Quello che chiediamo è di poter operare nel massimo della legalità, che ci sia un controllo sugli abusivi, perché a noi gli abusivi veramente... in tutti i sensi. Dalle attività professionali all'abusivo proprio terra-terra, quello che sta con la merce, certo, in via d'Aquino, per capirci. Rispondendo per i parrucchieri e le estetiste, io punto naturalmente al settore, perché per noi, se avremo modo poi in seguito, faremo capire anche l'importanza di una cultura che passa attraverso la bellezza, che è una cosa diversa da quando si vende il cibo in maniera... Per cui lì è importante che la città riesca a fare un passo in avanti e che le istituzioni recepiscano questa sensibilità, perché fino adesso hanno preso solo appunti, hanno scritto... Ma secondo me forse non hanno neanche preso appunti, quelle carte. No, gli appunti. Va bene, sul il fatto delle lettere, delle letterine di Stefano siamo abituati. Scrivevano, no? Gli assessori. Diciamo erano scribacchini. I taccuini degli assessori. Poi noi siamo cittadini, vuol dire la città la vorremmo bella, pulita e decorosa anche per noi, oltre che per i turisti. Castronovo, bisogna vedere poi se quello che scrivevano corrispondeva a quello che voi dicevate, cioè se avevano effettivamente capito quello che voi dicevate. Che cosa si hanno dato una loro interpretazione. Abbiamo portato proposte proprio reali da... Però guardi, sai che cos'è? È che noi praticamente gli abbiamo inviato prima dell'incontro le richieste scritte. Con protocollo, quindi anche con PEC, quindi praticamente impossibile che non ci sia traccia. Poi bisogna vedere le capacità intellettive e la capacità di recepire, no? Di assorbire intellettivamente quello che era sul foglio. Tiziano Ricci, responsabile del settore alimentare di Casartigiani Taranto, candidato al Consiglio Comunale con la lista Baldassarri, un risultato certamente lusinghiero, 107 voti puliti, perché abbiamo visto cosa è successo un po' nei seggi, la cronaca parla di situazioni strane, in quartieri particolari, voti a 20 euro, pacchi della spesa, peraltro la sua è una campagna molto sobria quanto alle spese, quanto alla comunicazione. Il suo impegno per la categoria, per Taranto, non avverrà in Consiglio Comunale, ma proseguirà nell'ambito del suo ruolo in Casartigiani. Sì, Luigi, come hai detto tu, sono 107 voti per quanto mi riguarda puliti, presi davvero con un lavoro fatto di web e di pochissima televisione, perché forse in tutta la campagna non avrò neanche speso una 1000 euro, quindi proprio costi bassissimi. Non ho fatto volantinaggio, non ho aperto comitati elettorali, non ho fatto grandi manifesti, quindi posso ritenermi altamente soddisfatto. Prima esperienza politica, non sono iscritto a nessun partito, per me va benissimo così. Purtroppo ciò che è accaduto nell'illegale non lo possiamo sapere, non è stato appurato, perché anche se incidi una persona a denunciare o fare, c'è sempre, quindi è inutile parlarne, quello che è stato saranno poi però, comunque un risultato positivo, perché è la prima volta per lei. Per me è la primissima volta, infatti non mi posso lamentare, però se da parte di altri ci sarà stato qualcosa di illegale ne faranno luce le autorità giudiziarie. Quanto all'impegno per le problematiche della categoria? L'impegno rimane come sempre più forte di prima. Se prima tentavamo di comunicare con la giunta comunale, perché magari sapevamo che l'era Stefano stava per finire, adesso non tenteremo più, saremo un pochettino più d'impatto, devono ascoltarci.
dobbiamo ottenere risultati necessari non solo a tutte le nostre categorie, ma anche al cittadino stesso, che merita di essere ascoltato, merita rispetto, quello che non ha avuto fino ad oggi, soprattutto per coloro che investono in questa città, sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista di vita, perché se io decido di vivere a Taranto e decido di non andarmene fuori, come ormai fanno molti giovani, devo essere premiato, perché è una città che deve essere in grado di accogliere il cittadino, non solo il turista. Ovviamente poi ci saranno tutti i discorsi nuovi che bisogna intraprendere, il turistico, che spero sia il futuro di Taranto. Ora faccio un in bocca al lupo al nuovo sindaco, perché tanto, a prescindere da quello che era la mia bandiera, bisogna essere giusti e bisogna farli dare modo di poter lavorare come si deve per riprendere questa città. È il momento di Federico Greco, presidente di Assomarmo. Federico Greco si è candidato con la lista Lessa Sindaco, un'esperienza chiaramente più difficile, perché poi chiaramente era una lista al di fuori, no, delle coalizioni, diciamo, consolidate, le più strutturate, le più stimolanti. Ora lei rappresenta una categoria che va promossa, va incentivata, perché poi quelle attività, quel patrimonio, io dico storico, culturale, delle nostre tradizioni, se non hanno il giusto supporto istituzionale, finiscono per cadere nell'oblio, per estinguersi. Penso all'antica attività dello scalpellino, no? Bisogna promuovere queste attività, che poi è un qualcosa non solo legato all'attività lavorativa, produttiva in sé, ma riguarda la storia, riguarda il marketing, no? Se noi pensate alla città di Napoli, no? Gli antichi, i presepi, i maestri, no? I presepisti, così si chiamano, è storia, non è solo commercio. Ma guarda, Luigi, io ho avuto la fortuna di essere figlio, nipote di scalpellini. E sicuramente in me c'è il grande amore per il mio lavoro, e comunque c'è ovviamente la volontà di trasmettere tutto ciò che i miei avi hanno trasmesso. Tant'è vero che con Assomarmo praticamente a settembre partiremo con i corsi, sia da scalpellino che per quanto riguarda lo scultura. Sarà bello proprio magari filmarli, no? Far vedere, certo. Proprio riprenderli e far vedere, anche magari per invogliare. Certo, e quindi di conseguenza, insomma, speriamo di accostare i giovani al nostro lavoro, anche perché effettivamente è diventato un lavoro alquanto desueto. Assolutamente il marmista e lo scalpellino, il marmista ancora viene riconosciuto, lo scalpellino invece no, assolutamente no, perché non si ha assolutamente l'idea di quello che si può andare a realizzare. Ecco, vedete, noi abbiamo a Taranto tanti antichi mestieri, no? Penso a un altro settore, quello dei maestri d'ascia, quella è una tradizione che si è quasi estinta, forse ne sono rimasti uno o due. Eppure immaginate una Taranto, una città vecchia che rinasce, con gli antichi maestri che insegnano qualcosa ai giovani, quei giovani magari che possono essere anche sottratti dalla devianza. Va bene, termina qui la prima parte di Polifemo. Vi ricordiamo che al termine della seconda avremo il nostro momento musicale con una performance di Franco Guitto, il quale poi ci darà anche delle primizie, delle novità per l'estate, ormai l'estate che torna, l'estate che arriva, no? Come canta Tiziano Ferro. Pubblicità. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo, il nostro incontro con gli amici di Casartigiani per parlare delle problematiche della categoria, delle attività che pone in essere la categoria, queste attività che necessariamente devono interfacciarsi, interrelazionarsi con le istituzioni. Riprendiamo il nostro giro con Mimma Annicchiarico, lei è appunto la presidente
di Casartigiani Taranto. Allora, mi mandi chiarico, tornando al discorso del dialogo, ricordo ancora una sua immagine caliente, tra virgolette, in consiglio comunale, da guerriera quasi, ma nel senso, lo dico proprio positivo, no? più di apprezzamento, perché era un rivendicare con le unghie e con i denti un ruolo dei commercianti che viceversa veniva soppresso, veniva zittito, no? Perché c'è modo e modo di zittire. Tu puoi zittire una persona gridando e intimorendola quasi, ma la puoi anche zittire dal momento in cui non gli dai risposte, e quindi forse è ancora peggio l'indifferenza dell'amministrazione nei confronti della... Speriamo che queste scene non le vedremo più. Beh, io me lo auguro. Ecco, alcuni punti di quelle rivendicazioni, in modo che già, ecco, per la nuova amministrazione diciamo: signori, Padre, Figlio e Spirito Santo, iniziamo, facciamoci il segno della croce, iniziamo, questi sono i problemi, non andiamoci tanto intorno, ma aggrediamoli al cuore questi problemi. Sì, in effetti ricordo ancora come se fosse ieri quell'intervento che feci, perché assistere a un altro consiglio comunale dove c'era proprio praticamente una situazione, c'era chi stava con il telefonino, chi non era seduto, l'assessore che era scappato, chi leggeva il giornale, la votazione che venivano a fare, semmai alzavano anche la mano, non sapevano neanche a chi è che votare. Chiaramente, vedere quella situazione, a un certo punto mi sono resa conto, ho detto: ma noi che consiglio comunale, da chi siamo rappresentati, amministrati? Ed era l'ennesima volta che io vedevo quella scena, e che chiaramente, mentre le altre volte ero stata un attimino un po' più tranquilla, ne prendevo atto, ma quel giorno è stato veramente che non ce l'ho fatta più. Come si dice a Roma, quando c'è voce intervenuta, quando ci vuole ci vuole, quando, no? Ci vuole ci vuole, ma in una maniera così passionale che dopo, non lo so, ho detto io: ma che cosa ho fatto? Perché è stato, beh, così passata per la passionaria di Taranto, in effetti sui social, poi non ne parliamo, no? E quindi c'è stata questa cosa qui, ma forse quell'intervento, ti dirò Luigi, mise un attimino, ecco, chiamo all'attenzione questi benedetti consiglieri comunali a prendere le loro responsabilità, tanto che quel giorno gli dissi: se non siete in grado, dimettetevi e date una dignità alla vostra persona, insomma, per il ruolo che in questo momento in effetti voi ricoprite, ma che non lo state facendo. Ma lei ritiene che sia proprio la priorità, cioè se lei, per assurdo, no, cambiasse ruolo, da Casartigiani diventasse un amministratore, la prima cosa che farebbe per le problematiche della media e piccola impresa? Ma la questione è quale sarei? Cioè, io innanzitutto metterei intorno in tavolo le competenze tecniche, cioè partendo innanzitutto da quello che, come si dice, l'ABC, no? delle cose proprio semplici, le basi, partire da quello, mettere intorno al tavolo i tecnici competenti e andare a guardare quelle che sono i primi passi da fare, ma passi sostanziali. Non a caso il segretario diceva che abbiamo bisogno dei regolamenti, ma i regolamenti sono la base, sono, perché partendo di lì metti a disposizione in una realtà, soprattutto quella territoriale, ma vedendo anche come la città vecchia, in effetti in altre realtà, applicando i regolamenti per quello che comunque è lo stato dei luoghi, automaticamente tu dai la possibilità anche di sburocratizzare nel momento in cui ci sono e di applicarli così come sono e rispettarli, perché poi praticamente spesso è accaduto che hanno dato autorizzazioni e poi ci siamo ritrovati praticamente con le azioni del povero imprenditore che ha investito un sacco di soldi, vedi Deor, quindi, che è uno di quegli esempi che comunque ha creato un problema. E Deor, in virtù di quello che dicevo prima del turismo, sono importanti, perché il turista deve trovare l'accoglienza e deve potersi sedere, degustare quelli che sono i prodotti e quindi tutto il resto. Quindi è chiaro che quello che voglio dire è che questa amministrazione comunale, io mi auguro di partecipare a un consiglio comunale dove vedrò effettivamente dei consiglieri comunali che, seduti ai loro posti come dei bravi alunni, facciano il loro dovere. Soprattutto degli assessori, perché poi il ruolo è... Stefano Castronuovo, facciamo un po' il bilancio di questa prima parte, no, del 2017, le iniziative di Casartigiani. Ora, diciamo, ci sarà un po' una fisiologica pausa estiva, un mesetto, insomma, voglio dire, più o meno la
la tensione si allenterà un po' e poi però bisognerà ripartire. Cosa farà, intende fare da grande, dico per dire, in questo secondo semestre, diciamo, Casa Artigiani? Siamo arrivati ormai a 71 anni, siamo vecchi. Beh, però Stefano Castronuovo non c'ha 71 anni. No, io no, però Casa Artigiani sì, ha 71 anni. Abbiamo festeggiato i 70 anni, no? Quest'anno si facciamo 71, però siamo sempre più grintosi di prima e sempre più giovani di prima. E mi ricollego un attimo a tutto quello che hanno detto i presidenti di categoria, quindi quello che sta facendo Casa Artigiani a livello tecnico, riguardando gli scalpellini, i pizzaioli e il settore della miticoltura, stiamo lavorando con la regione al fine di far riconoscere queste categorie e queste professionalità, quindi con dei riconoscimenti formali e legislativi. Il nostro ufficio formazione sta lavorando a, diciamo, alacremente, quasi 24 ore al giorno, insomma. In più, ecco, a livello politico sindacale abbiamo già previsto che il nostro ufficio legale lavorerà ogni giorno al fine di fare eventuali accesso agli atti di cose che non ci quadrano, di atti amministrativi che non ci quadrano. Ecco la funzione di controllo, no? Funzione di controllo, quindi inizieremo a accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale, amministrazione provinciale e tutte le amministrazioni che ci sono all'interno della nostra provincia, al fine di verificare che tutti gli atti siano regolari, quindi organo, questo è anche il compito dell'associazione di categoria, controllare che l'amministrazione lavori con legalità. E quindi questo è un altro diciamo aspetto che cureremo e che già stiamo organizzando. Stiamo lavorando 360 gradi per quanto riguarda anche il settore impiantisti. Prossimamente ci sarà una riunione di categoria con il vertice della provincia e della regione al fine di verificare anche il nuovo regolamento sugli impianti termici che la regione Puglia sta per approvare, che riguardano anche i consumatori, quindi per garantire diciamo, la trasparenza assoluta anche per i consumatori. E quindi stiamo facendo un lavoro abbastanza importante, stiamo vedendo di rafforzare, diciamo, il settore credito, quindi per dare ancora linfa vitale alle imprese. Posso dire che in quest'anno, nei primi mesi del 2017, abbiamo già finanziato circa 700-800 mila euro a imprese del territorio per quanto riguarda Artigian Cassa, quindi il settore ordinario, altrettante per quanto riguarda l'agevolato, quindi abbiamo fatto finanziare giovani imprenditori e imprese con il microcredito e con il bando nidi della regione. Qui io spero che il comune faccia anche un passo avanti per dare linfa alle nuove imprese che apriranno, investiranno nella città vecchia e alle imprese già esistenti che vorranno investire nella città vecchia. Quindi speriamo che il Consiglio Comunale, il nuovo diciamo, amministrazione prevedano anche degli sgravi fiscali come succede in tutte le altre città d'Italia, preveda delle semplificazioni anche amministrative. Tutto però parte dalla volontà. Ecco, anche di prendersi la responsabilità da parte del Consiglio Comunale di votare eventuali atti del genere. Ivano Mignogna, responsabile del settore estetica e acconciatori di Casa Artigiani Taranto. La sua visione da imprenditore del settore, e lei vede il suo ruolo, ma vede anche la cittadinanza, vede anche, si sposta, diciamo, nell'altro settore, da chi sta, no? Dall'altra parte, del consumatore, appunto. Quali risposte un'amministrazione dovrebbe dare non solo alla vostra categoria, ma anche alla cittadinanza, perché poi una cittadinanza rispettata può far crescere le varie attività. Viceversa, una cittadinanza soffocata, una cittadinanza alla quale si chiede solo il voto e alla quale si chiede solo di pagare le tasse, chiaramente è una realtà che si impoverisce e non può neanche dialogare con chi fa impresa.
Certo, magari anche mutuando anche altre esperienze con altre realtà italiane che lei ha avuto modo di comunque contattare, con cui si sarà sicuramente interfacciato negli anni, in una lunga attività. L'importanza di una sana e buona amministrazione è proprio quello di dare degli input che hanno a che fare con l'educazione e la cultura a 360 gradi, anche educazione d'impresa, anche cultura d'impresa. Noi purtroppo veniamo fuori da un decennio in cui è stato tollerato sin troppo, oltre all'abusivismo, è proprio l'andare incontro a delle esigenze in maniera, come dire, forse il troppo permissivismo, troppo permissivismo. No? Io vi racconto un episodio, cioè, l'altro giorno c'era un tizio che ha aperto un furgone, beccato dal proprietario del furgone, e questo gli ha risposto serenamente, detto, che tutti dobbiamo campare. Cioè stava trafugando, stava andando. Sì. Tutti dobbiamo campare. È giusto. Qualcosa che noi ci siamo sentiti dire molto spesso, anche nelle riunioni in prefettura, le ultime che mi ha fatto con l'ex prefetto, cioè, tutti devono vivere, tutti devono campare. E allora è giusto andare a rubare a casa di un altro. Allora, no? L'amministrazione deve mettere ordine su questo, come è giusto campare. Perché altrimenti si crea una confusione, tutti dobbiamo campare, vabbè, però se io devo campare togliendo qualcosa a qualcun altro, dire sto facendo un'azione diversa che quella di campare. Per cui è importante per noi, per la nostra categoria, ma io mi occupo anche di formazione, per cui lo sforzo educativo è formativo, deve essere forte sia da parte di chi fa questa attività, ma anche che abbia un riscontro e un appoggio anche da chi amministra, perché se non lo facciamo da soli, siamo troppo soli in un territorio che invece guarda e si muove in maniera differente. Questo è quello che continueremo a chiedere, chiederemo anche noi di rifare il regolamento, perché il nostro regolamento, caro Luigi, è scritto a mano. Cioè stava Re Giuseppe quando è stato fatto il suo... Troppo obsoleto. Nell'epoca voglio di informare. Si riferisce al regolamento delle attività... Delle attività parrucchiere, d'estate, adesso ci sono, voglio dire, le attività di tatuatori, ci sono... ci sono, quindi il mercato si apre, va avanti e c'è bisogno di dare una regolamento, delle indicazioni ben precise a questi operatori, altrimenti si crea un mercato selvaggio. E a chi è più furbo? La logica della giungla, no? Ecco. Tiziano Ricci, una città, io dico, che deve sprovincializzarsi, che deve incominciare a diventare come altre realtà italiane, altrimenti rimaniamo piccoli piccoli, i cittadini mentalmente regrediscono, le attività commerciali certamente regrediscono insieme ai cittadini stessi. Bisogna dare l'opportunità di far vivere il commercio, di non creare lacci e lacciuoli agli operatori del settore. Penso a certi eccessi, tutta la questione dei deor, no? Si è creato tutta una pantomima, quando in altre città, in una città civile come Torino, che io per ragioni calcistiche, sportive, seguo, conosco molto bene, e basta andare, così l'altro giorno passavo, 10 giorni fa, da Piazza Statuto, e c'era una bellissima struttura, anzi era abbastanza più pesante rispetto a quelle per le quali a Taranto ci si scandalizza, ma è giusto, perché chiaramente se noi vogliamo Piazza Immacolata che sia un deserto, che non debba avere Deus, che non debba avere niente, che qualcuno dice la voglio vedere libera, la gente deve guardare, deve avere lo spazio libero. Dico, ma scusa, ma tu dove sei vissuto? Vattene nel deserto del Sahara e hai tutto lo spazio. Ma perché già Lecce, lasciamo perdere Torino, ha una realtà viva che pullula, che palpita. Qui non si deve andare, proprio c'è stato il gusto con la scorsa amministrazione di andare a colpire, non so per quale motivo, il commerciale. Cioè il commerciale deve essere, bisogna fare la lotta, no? Tra il gatto e il topo. Allora io ti devo colpire, ti devo sanzionare,
senza capire che poi vai a sanzionare il commerciante, vai a sanzionare i dipendenti, perché poi il commerciante quando non ce la fa è costretto a mandare a casa le persone, e hai un territorio sempre più povero. Ti troverai la gente che la sera sta in casa, vede la televisione o si affaccia al balcone, perché la città non offre nulla. Soprattutto ora che andiamo incontro all'estate, sì. Anzi, siamo in estate. Esatto, infatti hai aperto un argomento abbastanza importante, perché è proprio quello che mi auguro che capiscano i nuovi signori del comune, chiamiamoli così, è il fatto che Taranto è una città fatta per il 70-80% da commercio e artigianato. Quindi bisogna sicuramente incentivare le persone ad avere un'attività commerciale e non fare o a scapparsene addirittura. La burocrazia, lo snellimento della burocrazia è molto importante. Io, essendo presidente di una categoria in particolare, non mi sento di parlare soltanto di me, quindi riferendomi soltanto a Piazza Immacolata, ma bensì a tutte le piazze. Era semplificativo. Sì, cioè, è ovvio. Ma bensì a tutte le piazze di Taranto sarebbe giusto creare delle strutture attrattive non solo per il turista, ma anche per il cittadino stesso, e incentivare le persone a farlo, perché già i costi sono spropositati di apertura, poi ci sono anche i costi di gestione annua che sono quelli che sono. Quindi, senza andare molto lontano, come Torino, Milano, Lecce, Gallipoli, ci sono degli esempi fantastici in cui ci sono strutture che non danno nessun fastidio, ma bensì che offrono un servizio. Nel mio caso posso parlare di me, perché io ce l'ho una struttura del genere. Ti dico che ad esempio c'è un grosso problema, che è quello che ogni 3 anni devi fare rinnovo, no? Devi ripresentare il progetto per avere di nuovo l'approvazione. Bene, io credo che per quelli che sono i costi di una struttura, incrociare le dita e sperare che dopo 3 anni ti riapprovano il progetto è una cosa che ti mette un po' ansia, perché dopo che tu hai speso tutti quei soldi che per fai? Offrire qualcosa e non li hai neanche recuperati, non puoi far passare solo 3 anni, è inaccettabile. Ma Ricci, se noi togliessimo queste strutture, questi strumenti per accogliere il cittadino, Non rimarrebbe nulla a Taranto. A Piazza Immacolata io mi devo sedere a terra? Certo, non ci sono neanche mai state panchine, quindi è una cosa che terra. Io ho sempre detto. Gli immigrati sul prato. Poi magari se viene un sindaco come Nardella a Firenze, mette gli idranti, e però poi c'è il fine che tutta la piazza è vuota e libera. Io un'altra cosa che ho sempre detto era appunto in piazze centrali importanti come Piazza Immacolata, presente il cuore di Taranto, un simbolo di Taranto, perché non mettere delle panchine? Ci sono in tutte le piazze, perché da noi non ci sono? Anzi, veniamo anche attaccati per i dehors. Beh, mi sembra un'esagerazione, cioè dovrebbero dirci anche grazie, certo. che io sappia, perché investiamo dei soldi per dare un prodotto di qualità, qualcosa di bello, e veniamo anche attaccati. Oltretutto la sua realtà, mi pare, ha avuto un riconoscimento da TripAdvisor, se non erro. Sì, proprio in questi giorni ho avuto il certificato di eccellenza, uno dei pochissimi che rilascia TripAdvisor, e ne sono molto contento. Grazie a voi tutti, sicuramente non è che solo grazie a me, grazie a voi tutti. La collettività che apprezza l'azienda, apprezza la qualità del servizio, del prodotto, e poi una conseguenza. La professionalità non è acqua. Appunto, ma in questa città molte volte tante professionalità io sono, uno sono che, sprecate, no? Io sono uno che, come l'amico Federico, nipote di pizzaiola, certo. Non pizza, perché mia nonna era pizzaiola, e figlio di pizzaiolo, mio padre è uno. Beh, prepariamoci, quindi, perché lo dicevo anche a Mimani Chiarico, a Stefano Castronuovo, subito dopo l'estate, ottobre, Polifemo si sposta a Napoli, non per sempre. Immaginate come festeggerebbe Pelillo se io me ne andassi per sempre a Napoli. Vabbè, era una battuta. Non rimango qui a Taranto, è più divertente. A parte gli scherzi, faremo proprio un gemellaggio, uno scambio culturale, in cui vogliamo mettere a confronto l'artigianato tarantino con quello napoletano. La pizza napoletana con quella di Taranto, tante belle cose. Ora, per esempio, il 17, 18 e 19 di luglio saremo a Palermo
il giorno della memoria, il 19 luglio, è il giorno in cui si ricorre la strage, quello che accadde a Via D'Amelio, quindi con l'uccisione di Borsellino, ma si ricorderanno i due eventi luttuosi di Falcone e Borsellino che ricorrono infatti i 25 anni. Saremo lì a Palermo proprio per testimoniare questa, il fatto che Polifemo vuole affrontare tanti temi, un tema della legalità, un prodotto, una trasmissione, un DVD che verrà distribuito gratuitamente nelle scuole. Penso che questo sia il modo di fare cultura della legalità, far crescere il territorio, sprovincializzare Taranto. Ma l'altro obiettivo è appunto Napoli, come faremo anche Torino, la Torino post-industriale che si è diversificata, che si è affrancata in un certo qual modo dalla Fiat, ha puntato sull'ambiente, ha puntato sul turismo, complici le Olimpiadi. A Roma i grillini dicono che le Olimpiadi non si devono fare, a Torino le hanno fatte, le Olimpiadi invernali, è cambiato tutto. Insomma, Polifemo cresce. Federico Greco, la sua attività vuol dire anche marketing del territorio. Non bastano le navi da crociera e l'accoglienza così. Sicuramente non bastano le navi da crociera. Taranto ha bisogno quantomeno di un turismo che possa vivere e conoscere a fondo la città. E non sono sicuramente le 5-6 ore di permanenza all'interno della città di Taranto a risollevare sicuramente le sorti dei commercianti e di noi artigiani. E quindi si deve puntare sicuramente a una promozione del territorio. Si deve puntare a una promozione di noi stessi artigiani, ma per fare anche questo il Comune dovrebbe quantomeno iniziare a pensare a un discorso di legalità, legato al nostro settore. Prima si parlava di regolamenti, il regolamento cimiteriale tarantino è oramai obsoleto, visto che comunque nel 2015 la Regione ha legiferato proprio per quanto riguarda i regolamenti cimiteriali. Quello tarantino risale al 2012, andando a recepire un vecchio DPR, il 285 del 1990. Il che significa che praticamente ci sono voluti 22 anni per andare a recepire una legge a livello nazionale. E cosa succede oggigiorno? Una decina di giorni fa un'azienda di manutenzione verde stava lavorando all'interno del cimitero, tutto un tratto praticamente gli sono spariti completamente tutti gli attrezzi che stavano utilizzando. Sono stati trafugati, derubati. Sono stati trafugati e derubati, ma non solo quello, perché solitamente vengono trafugati i vari accessori. Un marmista non può accedere all'interno del cimitero per fare il proprio lavoro, quindi andare a montare comunque il proprio lavoro, perché ci sono altri che ti bloccano e devono intervenire necessariamente loro. Quindi ci sono tante di quelle cose da andare a sistemare sul territorio tarantino per quanto riguarda il nostro settore, che la giunta comunale deve iniziare a comprendere e deve sicuramente iniziare a porre dei rimedi oramai non rimandabili, perché posso dire con estrema certezza che siamo arrivati praticamente a un bivio: o lavoriamo o siamo costretti a chiudere. Ebbene, è chiaro. Bene, terza parte di Polifemo, al termine del quale ci saluteremo con gli amici di Casa Artigiani. E allora, Mimma Nicchiarico, noi avete festeggiato, eravamo presenti anche noi, i 70 anni di Casa Artigiani. Beh, una crescita di Casa Artigiani negli anni, una capacità e una necessità di essere sempre all'avanguardia, di pari passo con un mondo che cambia, perché l'artigianato di ieri, di 10 anni fa, di 20 anni fa, non è quello di oggi. Essere al passo coi tempi.
È sempre passo con i tempi, ma l'artigianato si è sempre evoluto nel tempo, ma l'artigiano, pur conservando le tradizioni e le tecniche di lavoro, no? Anche perché si diceva di cercare di rubare il mestiere, no? Così detto, comunque si è sempre aggiornato, adeguato e oggi più che mai continua anche a fare la formazione obbligatoria di quello che è un'impresa e quindi, però l'artigianato è quello che è arte. Quando parliamo di arte è qualche cosa che è dentro di noi, certo. È dentro è passione, è creatività, è produzione, ma è la cosa essenziale, è la nostra quotidianità. Senza artigianato, senza artigiani, noi non potremmo vivere. E quindi quello che noi ci auspichiamo come Casa Artigiani Taranto è quello di continuare, siamo entrati nel 71esimo anno di età, però è quello che... non si va in pensione, oggi ci sono io, ma domani c'è chi continuerà a fare quello che abbiamo sempre fatto di mestiere, il sindacato, ed è quello che noi da in questo momento in poi ancora più che mai continueremo a fare, più capaci che mai. Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casa Artigiani Taranto, la necessità di dare una mano anche a livello proprio legale, a livello di sburocratizzare, no? Perché affacciarsi a un'attività e non avere un supporto alle spalle sarebbe difficilissimo, sarebbe impossibile. Tra le difficoltà locali e molte volte le normative, quello che lo Stato, le normative nazionali impongono, cioè contemperare e districarsi tra il locale e il nazionale. Penso appunto che bisogna partire da dei punti essenziali in questa città per ripartire, do degli appunti, degli input alla nuova amministrazione che possono essere subito attuati. Isole amministrative, hai parlato di legalità, Luigi, ecco, sono quasi 30 anni che non si mette mano alle isole amministrative di Taranto, quindi per chi non conoscesse le isole amministrative parliamo della nostra Litorania, del comune di Taranto, quindi che parte dalla torretta arriva a Ultima Spiaggia, che sono nell'anarchia più totale, nella illegalità più totale, nell'abbandono più totale da parte del comune di Taranto. Quindi io penso che da lì bisogna ripartire, non esiste un mezzo di trasporto per quella zona che è comunque il comune di Taranto, non esiste il servizio, diciamo, soltanto di nettezza urbana, ma non di pulizia delle strade, quindi quello è il primo punto. Città vecchia, decoro urbano e pulizia, i regolamenti come abbiamo parlato prima, quindi regolamenti igiene pubblica, regolamento cimiteriale, come ha detto il presidente Federico Grico, non è possibile che ci vogliano 22 anni di Taranto per fare un regolamento, quindi vuol dire che abbiamo avuto in tutti questi anni consigli comunali mediocri, diciamocelo. Decisamente. Speriamo che, io lo credo con forte entusiasmo, che questa amministrazione possa portare un cambiamento. Noi siamo pronti a dare il nostro aiuto, la nostra mano tecnica, il nostro know-how imprenditoriale e anche portando diciamo quello che Casa Artigiani Nazionale fa ogni giorno a livello nazionale in Parlamento e col governo, a livello regionale, io sono anche regionale, quindi con la Regione Puglia si continua a lavorare e i tavoli di confronto funzionano come non hanno funzionato in questi anni per la città di Taranto. Proprio settimana scorsa c'è stato un tavolo di confronto sulla scuola bottega, che finalmente forse verrà attuato in tutta la Regione Puglia. Quindi a livello regionale le cose funzionano, poi arriviamo a Taranto e le cose si fermano. È un po' come il turismo, no? In tutta la Puglia, cioè la Puglia, seconda regione in Italia, nel 2016 siamo stati primi, quest'anno siamo secondi dietro il Trentino, arrivi a Taranto e come si suol dire a Taranto, si studa la luce, per capirci. Però noi siamo propositivi, quindi credo che ci sarà un cambiamento e insieme alla nuova amministrazione noi saremo diciamo attori di questo cambiamento. Speriamo attori protagonisti, non protagonisti.
È il momento di Ivano Mignogna. L'importanza della formazione significa non solo, come dire, insegnare un'attività, un mestiere, ma creare i presupposti economici per chi si affaccia a questa attività. È importante in un momento in cui davvero a Taranto trovare un lavoro e un'impresa, ma si creano i presupposti per, con una conoscenza, con una base, per poter dire la propria in, nell'ambito per cui sta avvenendo la formazione. Certamente, bisogna puntare molto sulla formazione qualificata, sulla formazione che punta a strutturare i nuovi giovani e metterli su un mercato con una professionalità e con una professione che guarda, parte dal presente, ma guarda soprattutto al futuro, perché c'è un mercato che cambia, ci sono dinamiche adesso diverse, differenti, per cui non si può prescindere da una formazione, ma soprattutto da una formazione di qualità. Io a questo faccio un appello. Di avventurieri ne stanno parecchi. Ce ne stanno dappertutto, per cui adesso abbiamo parlato delle amministrazioni, va benissimo, adesso se mi è consentito l'appello va fatto anche un po' ai miei colleghi di settore dove io rappresento, per cui utilizzo le tue telecamere per dire che adesso andremo a bussare le porte di ognuno di loro, perché ognuno di loro deve dare il proprio contributo anche alle nostre attività sindacali, perché i problemi e le dinamiche di settore riguardano tutti noi, per cui non ci deve essere solo una parte di operatori che se ne occupano e altri invece che sono distratti, perché abbiamo visto che in questa città a furia di distrarsi, voglio dire, poi il potere e le cose rimangono in mano sempre ai soliti noti. Forse per cui bisogna, di soliti noti anche in questa amministrazione ci saranno. Bisogna interessarsi ai propri interessi, noi siamo qui a rappresentarli e a difenderli. Altro appello che voglio fare è naturalmente tutte quelle persone che fanno o imitano la nostra professione con l'abusivismo, vuol dire, ricordo che noi abbiamo, siamo stati artefici di un'operazione che è quella dell'affitto della poltrona, dove tutte queste persone possono affittare la poltrona nei saloni disponibili, per cui c'è opportunità anche per loro, con dei costi ridotti, di acquisire una dignità professionale attraverso un'attività legale. E noi dobbiamo adesso riprendere un po' di energia, di vigore, perché dobbiamo evidentemente pubblicizzare di più, dobbiamo diffondere di più anche quella, noi, certo, questa la cabina d'estetica, naturalmente, come suggerisce il presidente, la cabina d'estetica anche per quello che riguarda l'estetista. E la stessa cosa può valere per i tatuatori. Se penso alle sacche di illegalità, tanti lavori che vengono fatti in casa in maniera fai da te, con rischi oltretutto per la salute di chi si sottopone a certi trattamenti, beh, io dico che... L'ultima cosa, noi abbiamo già chiesto un incontro con il prefetto, ma abbiamo chiesto anche un incontro con il comandante dei Carabinieri, perché c'è anche un problema annesso e connesso alla salute sia degli operatori che dei clienti, perché circolano anche dei prodotti che sono illegali. Eh sì. Per cui bisogna attenzionare anche la gente, i clienti finali che vanno al banco a comprare dei prodotti che sono assolutamente tossici, sono stati banditi. Bene, Ricci, Ricci, lei è un tarantino doc, però che ha maturato e vissuto esperienze all'estero. Apprezzo il suo sforzo, no, di cercare di far crescere Taranto, e mi rendo conto anche che lei, che è stato in America, forse si sentirà molte volte, no, passato dalle stelle alle stalle. Abbiamo fatto l'esempio dei Deor, abbiamo parlato dello sviluppo del territorio, e poi magari uno si imbatte in una mentalità proprio piccola piccola gretta. Questo paragone, questa comparazione con le altre realtà italiane e non, che non deve rappresentare un limite, un motivo di resa, ma uno sforzo sempre più forte, incessante, per abbattere, per ridurre quantomeno questo gap. Sì, noi dobbiamo cercare anche di
copiare, diciamo così volgarmente, mutuare queste esperienze e portarle sul nostro territorio, però senza andare lontano, senza andare in America, in Italia abbiamo delle esperienze che sono altrettanto meravigliose e che si possono tranquillamente proiettare sul nostro territorio. L'importante è avere, ripeto, un'amministrazione comunale, una regione con la quale si riesce a comunicare, degli enti che ti ascoltano, perché ci sono delle esigenze importanti. Quando si parla di turismo, quando si parla di commercio, bisogna pensare a tutto quello che c'è intorno, non parlare soltanto e lasciare la cosa lì che muore. Luigi, io spero veramente che... In un momento di rabbia Ricci mi ha detto, ma se le cose continuano così, io resisto, però poi perderò la pazienza e me ne tornerò in America. Non deve accadere questo, anche perché ora Tiziano ha una bellissima creatura, e quindi questa creatura deve crescere, rimanere a Taranto, possibilmente in una realtà migliore per la quale il padre si sta spendendo. Sì, io ti ho detto quelle cose in un momento di rabbia perché... Ma sai quante volte lo dico io? Perché comunque ma sai sia, quante? Perché avendo... le scatole... sono arriva, piene molte arriva volte, che eh? ci provi e poi alla fine non ottieni mai nulla, perché io non ho mai chiesto nulla per me, anzi ovviamente quando mi sono candidato sono stato l'unico a che avevo dichiarato di rinunciare che all'indennità. Avrei lavorato gratis e l'avrei fatto, perché chi mi conosce sa che l'avrei fatto, però evidentemente la gente ha preferito le persone che amano andare a rubare lo stipendio. Fra l'altro sarei curioso, un'altra cosa che un'altra attività che vorrò portare avanti è quella di verificare tutte le persone che sono andate in comune ora, prima che andassero in comune, il lavoro che facevano e la loro busta paga qual era, perché sono curioso di vedere che lavoro improvvisamente hanno trovato adesso che gli permette di avere un rimborso di busta paga così esiguo. Questa è una cosa che andremo a verificare. Magari potrebbero esserci nuovi segretari di commercialisti. Vedremo, perché è importante adesso fare un lavoro di comunicazione per lo sviluppo del nostro territorio, della nostra città, perché Taranto deve avere i meriti che gli spettano. Però sicuramente noi tutti faremo un lavoro di sentinella, come detto prima, e vigileremo sul buon operato che dovrà essere necessariamente fatto. E allora, Federico Greco, molte volte ci siamo sentiti al telefono, molte volte era impegnato, non riusciva neanche a rispondere perché era a Carrara, mi ricordo un periodo, quindi ovviamente con altre esperienze, no? Altre attività, colleghi che operano in un altro settore, in un'altra realtà, nello stesso ambito. Le differenze, cioè lei confrontandosi con altre realtà italiane, cosa ha percepito? Ma le differenze sono abissali, perché praticamente qui... Carrara poi è la patria del Carrara marmo, Carrara è no? la patria e comunque sono abituati a lavorare in un modo che è completamente diverso. Loro iniziano a lavorare dal blocco, noi invece lavoriamo, essendo artigiani, dalle lastre. Quindi praticamente c'è tutto un sistema di lavorazione che è completamente diverso. Quello dove praticamente Carrara è riuscita a mantenere nel tempo è l'interesse dei giovani proprio sul discorso scalpellino, perché praticamente riesce ad avere un ricambio generazionale di circa 100-110 scalpellini ogni 10 anni. E questo significa che comunque a base di tutto comunque c'è un grandissimo interesse anche da parte dei giovani, cosa che invece qui su Taranto non abbiamo assolutamente, e un po' per il disinteresse dei giovani, un po' per tutte le varie leggi che hanno regolamentato l'artigianato dall'80 in poi, che ovviamente non permetteva assolutamente a noi artigiani di avere degli apprendisti che si potessero definire tali, perché un apprendista fino che comunque deve essere pagato 900 euro al mese e comunque non deve entrare
nel processo produttivo, ma deve solamente vedere la produzione, per noi artigiani diventa un qualcosa di molto difficile da portare avanti. Qui l'esigenza di far nascere praticamente dei corsi di preparazione per i nuovi scalpellini. Bene, e allora è il momento dei saluti. Intanto dobbiamo ringraziare la tenuta Montefusco, come si vede il tuo matrimonio qui, lo vedete il roll up, il tuo matrimonio in una tenuta da sogno, tenuta Montefusco, infatti si trova proprio sulla strada per San Giorgio, tra San Giorgio, tra Taranto e San Giorgio, una realtà bellissima, immersa nel verde, tra gli ulivi, una natura che sembra essersi fermata, una storia che sembra essersi fermata, una pace, una tranquillità abbinata alla eleganza e alla qualità del servizio. Un'occasione tenuta Montefusco, quantomeno dovreste venire a vederla per capire gli sforzi imprenditoriali. Ecco, anche quella del titolare della tenuta Montefusco è uno sforzo per far crescere il territorio. E allora valorizziamo certe realtà. Ringraziamo gli amici di Casa Artigiani, Mimma Annicchiarico, presidente provinciale, il segretario provinciale Stefano Castronuovo, a tutti. Ivano Mignogna, responsabile del settore acconciatori, estetica ed acconciatori, settore alimentari abbiamo Tiziano Ricci, grazie. A Somarmo, presidente, buonasera. Abbiamo Federico Greco. È tutto, ora dopo la pausa pubblicitaria ci occuperemo di un'altra tematica, ci trasferiamo alle problematiche dell'Arsenale. Tutto questo dopo la pubblicità.